storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto la storia siamo noi, ricordava De Gregori in una celebre canzone. E la storia non si studia solo nei libri di scuola, ma si respira direttamente, visitando luoghi simbolo delle varie epoche. Auschwitz è uno di questi. Un'esperienza bella, profonda, gratificante, come quella che ha coinvolto i ragazzi dell'ISIS Benedetto Varchi, che i primi di gennaio hanno raggiunto il campo di concentramento polacco grazie ad un viaggio organizzato da Unicop Firenze. Questa mattina al Cineotto di Montevarchi, in occasione della giornata della memoria, giovani studenti hanno raccontato quello che hanno visto e soprattutto quello che hanno vissuto. Diciamo che mi sono venuti i brividi perché sì, avevo letto tante cose sull'Olocausto e visto anche tanti film, però quando sono entrata lì dentro la prima domanda che mi sono fatta: come hanno fatto a viverci delle persone per 5 anni, perché vi sono alcuni sopravvissuti che sono entrati il primo giorno dentro Auschwitz e sono riusciti miracolosamente a sopravvivere in un luogo destinato ad animali. La cosa che mi ha impressionato di più è stato il fatto di entrare nel campo e capire che non è una semplice zona, non è una struttura dove tu entri e puoi dire sì, è bello o no, non è bello, in quanto lì sono morte migliaia e milioni di persone. Arrivi lì e tu pensi come era possibile che i tedeschi sono arrivati a un punto di sterminare l'intera, cioè così tante persone. È una cosa che era abbastanza incomprensibile. Un'esperienza la loro, condivisa anche con gli insegnanti. Spesso e volentieri si pensa che certe cose lontane nel tempo i nostri ragazzi debbano essere un po', come dire, preservati dal dolore, dall'orrore di certe cose. Invece è bene che i ragazzi di questa età riescano a scoprirlo. Fondamentale il ruolo di Unicop Firenze, che ha contribuito al viaggio. Questo viaggio rientra nel progetto Noi con gli altri, che è un progetto che è finanziato da Unicop Firenze attraverso la fondazione Il Cuore si scioglie. Il viaggio della memoria è un viaggio molto forte, nel senso che, io lo dicevo nell'assemblea ai ragazzi, che tutti noi abbiamo letto libri, abbiamo visto La vita è bella, abbiamo visto Il bambino dal pigiama a righe, abbiamo visto tantissimi film. Camminare per i vialetti e per le strade di Auschwitz, entrare nei blocchi, vedere cataste di occhiali, cataste di capelli, cataste di valigie, cataste di supporti ortopedici per le persone, diciamo, disabili, è veramente una cosa che ti dà un colpo nello stomaco. L'Olocausto è una pagina del libro dell'umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria, diceva Primo Levi. Non dimentichiamocelo.